poi Sergi Tornè cerca la linea centrale del passaggio, non la trova, però è questo l'ottimo gol, è andato in rete Corrado Piozzini, intercettato da Sergi Tornè che poi prova il tiro completamente fuori dalla porta, avrebbe potuto servire in ottima posizione Matteo Galimberti, ma poi sul contropiede dall'altra parte va a segnare Andrea Malagoli. Stiamo parlando di una formazione che ha, attenzione, e c'è stato un aggancio da parte di palo di Matteo Galimberti, cercare la possibilità di recuperare, di ritornare in vantaggio se ci riesce, e c'è la traversa clamorosa di Julian Tamburindeghi. Tamburindeghi che adesso ne ha due, scarica per Tornè, però c'è Malagoli che mette la palla in rete con un ottimo il sottogamba di Malagoli. Adesso è sempre Giulio Cocco, c'è qualcosa, una possibilità, alza la palla e la schiaccia, grazie, schiaccia di Giulio Cocco che stavolta era completamente libero, era stato superato il giocatore del Monza. Sta chiamando i suoi giocatori ad andare negli angoli per cercare di perdere meno tempo possibile, però stavolta è Galbas che sbaglia, la palla arriva su Gavioli e sul rimbalzo Gabriele Gavioli riesce a mettere la palla in rete in mezzo ai gambali di Stefano Zampoli.